Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova lezione di The Guitar Class. Prima di iniziare vi invito a sottoscrivere il canale e ad evidenziare la campanella per tutti i futuri aggiornamenti. Il brano a cui ci dedichiamo oggi è un brano molto bello, un minuetto, opera 21 numero 12 di Matteo Carcassi. Il minuetto è una danza nobile, che nell'epoca barocca diventa una danza di corte. E la parola minuet viene da pas minu in francese, che significa passo minuto, cioè passo piccolo, che era proprio lo stile elegante e discreto con cui si ballava questa danza. Una danza fatta di non contatto, una danza di presentazione, una danza di appunto di eleganza, e quindi è proprio il tipo di carattere brioso ma elegante che bisogna dare all'esecuzione di questo pezzo. Il brano è in do maggiore, presenta delle aree ben definite, quindi andiamo a vedere lo sviluppo. La prima posizione è proprio in prima posizione con il Sol quarto dito, quindi Sol a vuoto con l'indice, Sol, Mi, accordo di Do maggiore con Mi, Sol, Do, e poi continuiamo con Fa, Sol, Si, di accordo della dominante, due tempi. Terzo tempo ancora Fa, Sol, Si, Mi, Sol, Do, Re, Sol, Re, Do, Sol, Mi, Si, Sol, Re con 2-0-4, cioè secondo, corda a vuoto e quarto dito. Tutta l'esposizione, quindi di questa prima semifrase, si basa sull'alternanza del grado fondamentale, cioè della tonica, e della sua dominante. Qui io consiglio di non usare accordi sgranati, quindi tutti accordi simultanei, proprio perché il carattere del pezzo è estremamente preciso, la danza richiede un ritmo ben chiaro, quindi non questo tipo di atteggiamento romantico, ma più tardo settecentesco, quindi come fossero accordi netti e ben precisi. La seconda metà della frase comincia dalla dominante, tonica, quindi Sol, Fa, Re, Fa, Sol, Si, Mi, Sol, Do, pollice anulare, Fa, La, pollice indice, Re, Fa, pollice anulare, Sol, Sol, Si, pollice indice medio, e poi chiudiamo con Do, Mi, Sol, Do, l'accordo di Do maggiore. Proseguiamo la seconda parte del tema al ponticello, differenziando quindi il carattere. Risposta. Questo è molto semplice, non richiede grandi spiegazioni tecniche. Abbiamo Do, Sol, Mi, che prepara Si, Sol, Re, quindi pollice e indice anulare, che preparano pollice e indice medio. Pollice e indice medio, pollice e indice anulare, pollice e indice medio, pollice e indice medio. E poi la risposta con un suono sulla buca. Attenzione soprattutto a questa figurazione puntata della croma, pollice me, pollice indice o pollice medio sul Re La, poi Sol Si, La Do. Ecco, anche se la nota del basso va su quarta e terza corda, io consiglio sempre di tenerla con il pollice, perché questo ci permette una grande differenziazione timbrica tra le note del registro grave e le note del registro acuto. Anche quando ci muoviamo sulla terza corda, l'uso del pollice permette di distinguere con maggiore chiarezza l'attribuzione, l'appartenenza della nota alla linea del basso. E quindi poi di nuovo ecco, attenzione all'ultima posizione dove ho Sol, Si, Sol, pollice, indice. Poi abbiamo la ripresa del tema, esattamente identico, cresciamo di intensità, Fa, Re, Fa, Sol, Si, Sol, accordo di Do. Magari sulla cadenza, alla fine dell'esposizione, possiamo accennare un leggero sgranato. Ora,
La seconda sezione, il corpo centrale del minuetto, che è quindi diviso in una parte A, che è quella che abbiamo ascoltato adesso, una parte B al tono minore e una parte C, la ripresa dell'esposizione principale del tema, ma con la variazione, come vi ho accennato, per crome. E dicevo, nella parte B andiamo nella parte minore. Quindi abbiamo l'accordo di La minore, prepariamo, quindi La, Do e Mi a vuoto, indice su La, pollice anulare, medio, indice. Qui abbiamo un abbellimento, diciamo così, sono due crome, possiamo pensare questa come un'appoggiatura, il Fa, Lega, Mi, Re, Do, Si, o anche Re col quarto, Do, Si. Poi, qui c'è un cambio di posizione, andiamo col primo dito a Re, Re, Si in terza corda con il secondo dito, Sol diesis in quarta corda con il quarto dito. Anche in questo caso però usiamo anulare, medio, indice, perché le tre note appartengono alla linea melodica. Ora, senza cambiare posizione, Mi, Re legato con 3 che lega 1, quindi l'uno è già pronto, perché la legatura sia efficace, il primo dito deve essere già pronto prima del 3. Mi, Re, Do sulla terza corda con il terzo dito, Si con il secondo, scorro col secondo dito indietro e torno in prima posizione. Ok, prima di andare avanti ripeto, anulare, medio, indice, Fa, Mi, Re, Do, Si, cambio di posizione, terza, anulare, medio, indice, legatura in terza posizione, 3 su Do, 2 su Si, scorro a La. Questo è molto facile, pollice medio, pollice indice alternato, quindi Fa, Re, Fa, Re, Mi, Do, Re, Fa, Do, Mi, Si, Re, La e Do, e finiamo sulla dominante. Stavolta il tema non comincerà da La ma da Mi, abbiamo quindi indice sulla quarta, pollice anulare, medio, indice, Fa, Mi, Re, Do, Si, stessa cosa di prima, quindi la testa della frase identica, scorro, e finiamo stavolta con una frase chiusa alla tonica della tonalità minore, cioè alla minore. Adesso, nella sezione C del minuetto, avremo di nuovo il tema iniziale, però fatto con crome alternate, quindi una piccola variazione ritmica che rende appunto più giocoso e frizzante, più movimentata l'esposizione del tema principale del brano. Quindi qui abbiamo alternando, io consiglio di usare un dito per corda, quindi anulare per le note che andranno a suonare sulla prima corda, medio per le note sulla seconda, indice per le note sulla terza. In questo caso abbiamo Sol con l'indice, anulare, indice, Mi con l'anulare, indice su Sol. Poi il medio va su Do con il pollice, Sol a vuoto, Si, pollice, pollice medio, indice su Fa, Si, Sol, Mi, Do, Re, Re, pollice anulare, Do, Mi. Quindi usiamo uno schema unico che guida tutti i movimenti della mano destra, in cui attribuiamo ogni volta ad un certo dito specifico la sua corda. Medio quando passiamo in seconda corda. Stessa cosa, anulare, medio, pollice medio. Seconda parte del tema, anche questa con la stessa tecnica. Ancora. Chiusura alla dominante e ricomincio.
Si. Vi lascio con un'esecuzione a velocità ridotta per poter studiare a tempo sopra a questa guida. Seguirà invece un'esecuzione al tempo corretto, quello finale a cui il brano andrebbe eseguito in concerto. È chiaro che un'esecuzione a metronomo non conterrà il rallentato, il respiro sulle frasi, ma è un'esecuzione meccanica, allo scopo però di fornirvi uno strumento per lo studio metronomico, che è estremamente importante quando si parla di danze soprattutto, o comunque di brani che hanno dentro una matrice ritmica molto chiara, molto importante, molto rigida. Quindi mi raccomando, cercate di studiare a tempo. Adesso invece al suo tempo corretto, che è circa 120 bpm per la semiminima.